Se hai commesso dei brutti errori nella tua vita e cerchi di cancellare la tua intera esistenza dalla tua famiglia, dagli amici e dalle autorità, fingeresti anche la tua stessa morte? E se per fingere la tua stessa morte decidessi di far fuori un'altra persona che assomiglia proprio a te? Una sosia perfetta per sigillare questo affare. Questo è il caso di oggi. È un caso veramente più unico che raro che mai mi è capitato di approfondire sul mio canale. Questa storia è successa in Germania. Quindi molti articoli erano in tedesco. Spero che le informazioni che sono riuscito a reperirvi siano corrette, dopo averle incrociate con varie altre fonti che sono riuscito a reperire. La donna protagonista di questo caso è la 23enne Sharaban Nikkei. Proveniva da una famiglia molto severa e era di discendenza araba, mentre la cittadinanza era tedesca, appunto perché era nata in Germania. Nel tempo libero faceva anche la beauty blogger, era molto attiva su Instagram, dove postava varie foto del suo trucco, del suo abbigliamento, eccetera, eccetera. È anche stata sposata, ma ha divorziato da questo ex marito. E questa fate attenzione perché sarà un'informazione molto importante che tornerà nella storia. Tuttavia, posso dirvi che essere sposati e anche già essere già separati, adesso non lo ricordo se avesse divorziato, comunque già aveva separato a 23 anni, devo dire che ha fatto tutte le tappe molto velocemente. Ad ogni modo, spostiamoci adesso all'ottobre del 2022. Quando la ragazza ha detto alla sua famiglia che sarebbe andata a incontrare il suo ex marito per parlare, tuttavia da quell'incontro non è mai più tornata. E questo non era un comportamento solito di Sherban, e per questo motivo la sua famiglia si è subito allarmata. E sono andati quindi alla ricerca di Sherban e alla fine sono riusciti a trovare la sua Mercedes in una strada. Quando hanno aperto però la portiera dell'auto sul sedile posteriore, hanno trovato proprio Sherban completamente mutilata in volto e ovviamente deceduta. Le sue condizioni erano estremamente gravi, tant'è che non era possibile fare un perfetto riconoscimento facciale, dal momento che era stata pugnalata svariate volte sul volto. E tuttavia, dai capelli e anche dalla corporatura e anche il fatto che si trovasse appunto nella sua vettura, hanno pensato che si trattasse proprio di questa ragazza. La polizia è stata chiamata e il suo corpo è stato portato via per fare un'autopsia, per riuscire a scoprire esattamente che cosa sia successo. E soprattutto, chi mai avrebbe potuto fare una cosa del genere? La famiglia, come potrete immaginare, era completamente devastata. Potete immaginarvi quello che possono aver provato i genitori nello scoprire che questo è successo alla loro figlia. E tra l'altro ricordatevi quel particolare che vi avevo detto, che lei sarebbe andata a incontrare il suo ex marito, quindi la sua famiglia molto probabilmente ha dato subito la colpa a questo uomo. Ad ogni modo, durante l'autopsia sono anche stati effettuati dei controlli anche del DNA e da questi controlli è emersa una notizia assolutamente scioccante, una notizia che avrebbe scosso completamente l'intera nazione. La donna che è stata trovata infatti non era Sharban, ma un'altra ragazza di nome Khadija Oh. Khadija aveva 24 anni, era una donna che viveva a circa 100 miglia da dove vivevano in quel momento, e lei e questa ragazza era stata misteriosamente uccisa ed è finita nell'auto di un'altra persona che è stata sembrata appunto per Sherban. Poco dopo Sherban è stata trovata viva e vegeta e assieme al suo complice è stata trovata e arrestata. E la cosa veramente incredibile che è successa è che tutto questo era parte di un piano estremamente malato che aveva messo in atto questa ragazza. E questo era proprio un modo per poter simulare la propria stessa morte. Questo per poter scappare a tutti i problemi che aveva nella sua vita. E quello che hanno scoperto la polizia è che Sherban ha creato una serie di account finti e hanno iniziato a contattare diverse donne in giro per tutta la Germania, specialmente intorno alla zona dove viveva. Sembrava che stesse assolutamente cercando qualcuno che fosse il più simile possibile a lei, qualcuno che avesse magari la sua stessa carnagione, il suo stesso tipo di capelli, tipo di corporatura, altezza. In ogni modo, tra tutte queste ragazze che hanno contattato, alcune hanno risposto. In particolare, tra queste c'era proprio questa Khadija Oh, che era un'altra beauty blogger, e la polizia ha detto che era anche molto attiva su Instagram. E qua potete vedere qualcuno dei suoi video su TikTok. Era una ragazza estremamente attraente e anche con un'età molto simile a quella della protagonista di questa storia. Quindi il piano di Sherban era semplice: prima avrebbe contattato questa ragazza che le assomigliava, fingendosi la manager di un famoso rapper in Germania.
e che stavano reclutando delle modelle per il suo video musicale. E in realtà è molto comune tra manager degli artisti mettersi in contatto con diverse persone per assumerne altre, per magari fare dei video, eccetera, eccetera, e anche scrivere su Instagram. Quindi tutto ciò non sembrava una cosa troppo insolita. Anche a me è capitato di scrivere su Instagram per organizzare qualche shooting, magari per Aki. E questa era la rapper che si chiamava Lune, che era quella per il quale stavano reclutando appunto queste ragazze. E sembra che sia una rapper molto famosa in Germania. Io non la conoscevo, non so se qualcuno la conosce, me lo faccia sapere qui sotto nei commenti. Ad ogni modo, ha milioni di follower su Spotify ed è anche lei una cantante di origine irachene, e quindi Khadija sembrava molto interessata a partecipare al music video con questa rapper, perché no? Khadija però sentiva che qualcosa era incerto o che in qualche modo non tornasse del tutto, e quindi Khadija ha inviato un DM a Lune dicendo che si sentiva molto molto insicura, che c'era una donna che l'ha contattato per appunto organizzare questo music video e non sapeva se fosse vero o falso. Ha anche detto che la location appunto era piuttosto distante da dove viveva e quindi voleva essere sicura che tutto fosse a posto, appunto perché era Offenburg, la città dove sarebbe avvenuto questo ipotetico finto shooting. E quello che ha chiesto, le ha detto: fammi sapere se questa è una cosa vera o falsa. E la cantante ha risposto dicendo: sorella, guarda che è tutto finto. Khadija quindi aveva capito che si trattasse di uno scam, ma Sherman non si è arresa a ciò e quindi ha finto di organizzare un beauty contest in un salone di bellezza, e che dove avrebbe ricevuto dei trattamenti gratuiti, dei prodotti gratuiti, e che sarebbe stato fatto praticamente questo concorso in cui venivano dati via degli omaggi. E ancora una volta ha contattato Khadija, e immaginate che l'indirizzo che lei ha dato per questo evento, diciamo, era proprio l'indirizzo del salone parrucchiere appunto dell'ex marito. Ora questo piano, insomma questa trappola, sembrava aver funzionato, e quindi Khadija ha finito per accettare di incontrarsi con Sherban per questo trattamento di bellezza e magari di vincere questo concorso. Khadija ha quindi guidato per 100 miglia per andare a raggiungere questo Sherban, dato che nemmeno sono andati a prenderla. Quindi immaginatevi, poverina questa ragazza che ha anche preso l'auto e si è recata in questa location dove poi sarebbe stata fatta fuori in malo modo. Veramente terribile. Ad ogni modo, cioè, davvero questa è una cosa molto triste, che però purtroppo talvolta succede, il fatto di ricevere comunque delle offerte di lavori su Instagram. Magari non c'è un manager, magari sono degli influencer comunque ancora nascenti, non sanno bene come ci si organizza e possono finire in queste situazioni veramente terribili. È una cosa veramente triste, però può succedere. Ragazzi, se qualcuno fa questo lavoro, mi raccomando, fate molta attenzione a chi vi andate a fidare. Ad ogni modo, questa ragazza ha raggiunto la location, non si sa esattamente in quale giorno, ma sicuramente prima del 16 di agosto. Ed è abbastanza triste, ma gli account TikTok di Khadija e ciò che ha caricato si sono fermati proprio all'inizio di agosto, e questo che vedete è stato proprio il suo ultimo video. E tra l'altro ha praticamente uploadato questo video proprio a poche ore di distanza dalla sua morte, e in questo TikTok ha fatto vedere una serie di posti che avrebbe voluto visitare prima di passare a miglior vita. Ovviamente non si sarebbe mai aspettato che di lì a poco quello sarebbe stato il destino che sarebbe andata incontro e che Maya sarebbe andata a visitare questi luoghi. E sostanzialmente quello che si ipotizza sia successo è che i tre, quindi Khadija, Sherban e il suo ex marito, si sono incontrati e gli hanno dato in quel momento qualche oggetto gratuito. E nel viaggio di ritorno verso la città natale di Khadija, lei è stata attirata fuori dal veicolo in un'area di bosco, e è stato lì che l'ex marito l'ha pugnalata più di 50 volte in faccia e anche in parte al corpo. Il corpo di Khadija è stato quindi ritrovato nella Mercedes il 16 di agosto, di nuovo appunto la macchina che apparteneva proprio a Sherban. E qua è palese capire come la coppia l'abbia intenzionalmente colpita al viso proprio per non farla riconoscere, e quindi probabilmente avranno pensato che l'avrebbero fatta franca, perché tutti avrebbero pensato che quella ragazza, essendo che si trovava in quell'auto, aveva più o meno gli stessi capelli, la stessa corporatura, la stessa carnagione, si
trattava proprio della stessa persona. Pure la polizia ha pensato appunto che si trattasse di questa ragazza. Immaginatevi lo shock quando sono stati fatti questi esami del DNA e è emerso che si trattava di un'altra ragazza. Tutto ciò è assolutamente paradossale, incredibile, ancora non ci credo che sia potuto succedere. E penso che tutto ciò sia stato possibile anche perché immaginatevi vedere un vostro parente in quelle condizioni, in quell'auto, completamente sfigurato. Cioè, magari non volete neanche guardarlo troppo da vicino, cioè vi farebbe troppo impressione. Immaginatevi per dei genitori pensare di perdere la propria figlia e ritrovarsela davanti mutilata. Cioè, io dubito che una madre la voglia vedere con attenzione e avrebbe anche la lucidità di poterla riconoscere. No, questo lo dico perché ho letto delle persone scrivere in alcuni forum sostenere che ma com'è possibile che la stessa madre non l'abbia riconosciuta, e secondo me questo è il motivo. Non possiamo certo diciamo dare delle opinioni su come una persona, un genitore reagisce davanti al corpo di quello che pensava essere la propria figlia. Cioè, capite che è una situazione talmente paradossale che ciascuno reagisce in modo diverso, non possiamo certo giudicare. Sembra che in ogni modo l'uomo che è stato assunto per far fuori la ragazza, che si pensava fosse l'ex marito inizialmente, invece poi si è scoperto essere una persona che è stata assoldata proprio per fare questo, e sembra che questo uomo sia stato pagato circa $80,000 per aiutarla, diciamo, in questo piano. Alcuni hanno detto che si trattava del suo ragazzo, altri hanno detto che era semplicemente un uomo che è stato pagato, e è anche stato detto che sembrava che Sherman avesse tantissimi fidanzati e questo era solo uno dei tanti che era riuscito a convincere a aiutarla in questo piano. Questa è una foto dell'appartamento dove risiedeva Sherman, e tra l'altro hanno dovuto praticamente far scoppiare la porta per riuscire a entrare nel suo appartamento. E questa è Sherman in una pizzeria, insomma in un negozio dove serve anche pizza, a ore prima da quando è stata arrestata. Sembra che quello che sia successo è che la ragazza avesse tentato di mettere in scena la sua stessa morte, dal momento che si stava frequentando con un ragazzo che la sua famiglia non voleva accettare, dal momento che appunto proveniva da una famiglia estremamente conservatrice e religiosa. E ragazzi, non abbiamo troppe informazioni sulla famiglia, quindi non sappiamo in che situazione questa ragazza si trovava. Certo è che ha scelto di commettere una cosa così terribile solo per potersi allontanare da loro. Ad ogni modo, sicuramente era una ragazza che economicamente stava bene, dato che poteva permettersi una Mercedes, e anche si ipotizza aver potuto pagare €80,000 questo uomo che l'ha aiutata in questo piano. Poi non si sa se si trattava appunto del fidanzato o di una persona che ha assoldato proprio per compiere questo atto così meschino. E un'altra cosa importante è che ha cercato di incastrare il suo ex marito come l'assassino del suo stesso omicidio, e forse è proprio per questo che ha detto ai genitori che sarebbe uscita per andare a incontrare il suo ex marito, appunto per poterlo diciamo incriminare in qualche modo. Quindi capito che non era solamente questa ragazza che ha fatto fuori, ma anche il suo ex marito che stava cercando di incastrare per metterlo in prigione. Adesso io non so come sia andato avanti il caso, se c'è, magari a fine video vi metto le novità su questo caso. E ad ogni modo quello che è successo è che entrambi adesso stanno facendo i processi, e se ritenuti entrambi colpevoli rischiano ovviamente l'ergastolo. La cosa più assurda è che questa ragazza che è stata fatta fuori non era in alcun modo affiliata con queste persone, erano completamente degli estranei, non erano ex amici, non è che si odiassero o che si fossero mai incontrati in qualsiasi modo. E quindi questa Sherman ha praticamente adescato e intrappolato una vittima innocente che ha trovato online solamente perché le assomigliava e poteva essere la vittima perfetta per mettere in atto i suoi terribili piani. E immaginatevi anche cosa sarebbe potuto succedere se questo test DNA non fosse stato fatto, e quindi magari i genitori avrebbero pensato che la loro figlia fosse morta e finiva lì, e questo rimaneva un caso risolto. Magari il corpo sarebbe stato cremato e la verità non sarebbe mai emersa. E immaginatevi che il suo ex marito sarebbe stato incolpato e sarebbe dovuto andare a giudizio, e magari se non ci fossero state anche una completa mancanza di diciamo prove, ma lui non aveva magari un alibi per potersi diciamo scagionare o dire perché non era lui l'assassino di questa ragazza, magari sarebbe finito anche per essere condannato. Tutto ciò è assolutamente assurdo. Questo caso è ancora in corso, quindi se ci fossero novità vi terrò informati. Quello che voglio dire io adesso a fine video è veramente di fare veramente attenzione quando incontrate delle persone online che non conoscete,
perché veramente non sapete mai che c'è dall'altra parte o quali sono le loro vere motivazioni per il quale vi vogliono incontrare. Bene, siamo arrivati alla fine del video di oggi e spero di vedervi al prossimo. Un saluto da Seba. Ciao!